Ciao Bimbi, la storia di oggi si intitola Un colore tutto mio e l'ha scritta proprio quello scrittore che ha scritto anche Cornelio Iari. Vediamo di cosa parla. Un colore tutto mio. I pappagalli sono verdi, i pesci sono rossi, gli elefanti sono grigi e i maiali sono rosa. Tutti gli animali hanno un colore. Tranne il camaleonte che cambia colore secondo dove si posa. Più è giallo, più è verde, più è blu e qui è viola. Sui limoni è giallo, tra l'erica è viola e sulla tigre è a righe, proprio come la tigre. Un giorno un camaleonte seduto sulla coda di una tigre pensava: se io rimanessi seduto su una foglia per sempre, avrei finalmente un colore tutto mio. Verde, ma aveva ragione. E si aggrappò e si arrampicò su una foglia, che era verde, l'abbiamo vista prima. Ma poi in autunno la foglia diventò gialla e lui diventò giallo come la foglia. E poi diventò rossa. E lui diventò rosso. E poi un giorno il vento addirittura soffiò via la foglia dal ramo e con lei cadde anche il camaleonte. E il camaleonte rimase nero per tutta la lunga notte dell'inverno. A primavera uscì tra l'erba verde del prato e incontrò un altro camaleonte. Gli raccontò la sua triste storia e gli chiese: non potremmo mai avere un colore tutto nostro? Ho paura di no, gli rispose l'altro camaleonte, che era più vecchio e più saggio di lui, ma aggiunse: perché non stiamo insieme? Cambieremo colore ogni qualvolta ci sposteremo, ma tu ed io resteremo sempre uguali. E così rimasero insieme, sempre vicini. Ed erano verdi tutti e due, e poi viola tutti e due, e poi gialli tutti e due, e poi rossi a pallini tutti e due, e vissero sempre felici e contenti. Bellina anche questa storia. Vediamo all'indovinello. Allora, l'indovinello di ieri era: non ha prurito ma si gratta. E la risposta, ci siete arrivati anche oggi, sì, è il formaggio, bravissimi, bravissimi. Vediamo un po' quello che possiamo fare oggi. Ci sono, ha due ali, ma non ha le piume. Che cos'è? Vediamo un po', a domani, ciao!